Bella ragazzi, io sono il Gabri e questo è Gaming News. È stato annunciato che Watch Dogs non sarà esclusivamente single player, ma avrà anche un multiplayer per 8 giocatori in modalità free roaming. I dettagli di questa modalità saranno svelati molto presto. La veste grafica in blu, scelta da mamma Sony per le copertine dei titoli PS Vita e PS4, sbarcherà presto anche sulla old gen PS3, come annunciato dalla stessa Sony. I titoli di prossima uscita dovranno quindi adattarsi a questa nuova grafica per le copertine. Nella scorsa puntata avevo annunciato una data non certa dell'uscita di Drive Club esclusiva per PlayStation 4. Sony ha dichiarato che il gioco è stato rinviato e tale inversione di marcia servirà a rendere il gioco il più possibile perfetto e privo di problemi. Sempre Sony assicura che si tratterà di un'attesa che verrà ben ricompensata. Pare che Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes, occuperà solo 4 GB di spazio su disco. La notizia potrebbe profilare una grossa delusione per tutti i fan della saga. Ricordo inoltre che Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes sarà disponibile in Europa a partire dal 20 marzo. Un rumor partente dal Portogallo pare che abbia indicato l'uscita di GTA 5 per le console next gen fissato a giugno, in particolare il 13 giugno. C'è solo da aspettare tale conferma da Rockstar Games. Lo sviluppatore di CD Projekt Red, Marcin Iwinski, ha dichiarato che il rinvio di The Witcher 3 Wild Hunt, posticipato a febbraio 2015, non avrà ripercussioni su Cyberpunk 2077. Secondo alcune segnalazioni dei fan sulla rete, un recente video di gameplay di Watch Dogs, catturato da PS4, evidenzierebbe un peggioramento per la grafica del gioco rispetto ai primi trailer. Bisognerà solo aspettare il 27 maggio per verificare, purtroppo, tale notifica. Come si può notare dall'immagine, sono comparsi dei rumors riguardanti il noleggio dei videogiochi su PlayStation Store. Dall'immagine si può inoltre vedere che i videogiochi prodotti da software house esterne alla Sony potrebbero aderire a tale progetto. Nella giornata di venerdì sono apparse nel web le prime immagini del joypad della console di Amazon. Tale joystick pare che non abbia attratto molti videogamer. Questo era Gaming News, io sono Eli Gabri e ci vediamo al prossimo video. Bella!